Buongiorno cari amici, sono Edda Fogarolo, benvenuti alla rassegna dei libri della Shoah. Il libro di cui io vi parlerò, il titolo è Quando due parallele si incontrano, edito dalla Belforte Edizioni, autori Dario e Aida Fuà. E i volti dei miei personaggi saranno proprio gli autori di questo libro, Dario e Aida Fuà. Seguitemi nel podcast e vi narrerò delle cose bellissime di questa coppia e di questo libro scritto a quattro mani. Dario descrive il 1931 un anno particolare e speciale e nel suo libro lui descrive con queste parole: il 1931 è sicuramente un anno molto importante. In questo anno viene varata l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Italiana. Nascono attori di fama mondiale e poi racconta che a Bologna il maestro Arturo Toscanini, rifiutandosi di iniziare un suo concerto suonando gli inni fascisti, verrà schiaffeggiato e buttato a terra. Il maestro Toscanini emigrerà negli Stati Uniti e tornerà in Italia soltanto alla fine della guerra per dirigere concerto di inaugurazione alla Scala dopo il restauro a causa di bombardamenti subiti durante la guerra. Ma poi Dario dice: e c'è qualcosa di importantissimo. Il 27 luglio 1931 alle 6 del mattino sono nato io. Quindi Dario mette tra le date importanti la sua nascita e dice: la nostra famiglia era una famiglia abbastanza agiata. Diciamo che facevamo parte di quella che si chiamava la media borghesia. Il mio nonno materno, Lazzaro Leide, tedesco, era anche un famoso rabbino. Era rabbino a Torino, a Sinigallia, rabbino capo a Reggio Emilia e poi venne trasferito a Napoli. Eh sì, la nostra storia si svolge per lo più, per la maggior parte, di questo primo racconto a Napoli. E dice: la mia famiglia è composta di 7 persone, padre e madre, e noi 5 bambini, 5 figli, e io sono il quarto di 5. Ma a un certo punto la vita agiata cambierà, perché durante le campagne di espansione, di guerra negli anni 30 per creare l'impero italiano, difatti Dario descrive quel periodo, un periodo molto difficile, e dice: non sto qui a raccontare cosa è stata la guerra per la conquista dell'impero, atrocità inenarrabili, soprattutto da parte dei capi, e atti di grande eroismo ed altruismo da parte dei singoli. E poi dice: mi ricordo molto bene la carta geografica dell'Etiopia, affissa in una parete della camera di mio fratello Mario, il quale ad ogni avanzata dell'esercito italiano celebrava la vittoria con delle bandierine attaccate a questa carta geografica con uno spillo. Quindi questa carta geografica era tutta piena di bandierine indicanti le conquiste italiane. E poi dice: il 9 maggio 1936 suo fratello non attaccò più le bandierine, perché ormai tutta l'Etiopia era stata conquistata e c'è l'avviso del duce.
e darà da Palazzo Venezia e dice: il maresciallo Badoglio alla testa delle truppe vittoriose è entrato in Addis Abeba e quindi anche l'Italia ha il suo impero. Wow, che storia! Dario assiste anche all'estensione dell'Italia nell'Africa e dice: e quelli che avevano perso il lavoro in Italia o avevano difficoltà economiche cominciarono a trasferirsi nelle colonie dove, così sembrava, dice, la vita era più facile e soprattutto se si aveva un bel po' di pelo sullo stomaco era abbastanza facile fare soldi. E il padre di Dario nel 1936, all'età di 5 anni di Dario, se ne andrà in Etiopia per fare fortuna e per conquistare una certa autonomia economica. Ma non sarà così, perché il padre tornerà nel 47 alla fine della guerra e disse Dario possedeva una sola vecchia sahariana, un giaccone di stile coloniale, abbastanza mal ridotta la giacca. Evidentemente gli era mancato il pelo sullo stomaco. Gli anni trascorsi di Dario, quando rivedrà il padre dopo la guerra, non lo vede più a 5 anni, lo rivedrà a 16 anni. È un periodo molto difficile economico. Nel 1936 la situazione economica sta peggiorando ed è per questo il bisogno di molti italiani di andare a vivere nelle colonie italiane. Ma per gli ebrei, nel 1938, la mamma di Dario, quei 5 figli, dovrà vivere da sola e affrontare una situazione molto difficile. L'emissione delle leggi razziali, razziste. Con queste leggi gli ebrei non potevano lavorare, non potevano avere proprietà, non potevano andare a scuola, tutto era negato agli ebrei. E il problema è che famiglie intere si sono trovate nella povertà totale, famiglie intere non hanno più avuto un reddito, non hanno più avuto la possibilità di lavorare e di dar da mangiare ai loro figli. Già la situazione per Dario, col padre che se n'è andato, non era facile. Ad aiutare la famiglia sarà lo zio Mario, che manderà degli aiuti, un sostegno per questi 5 bambini, per questa donna sola. Ma dal 38 al 43 è stato un periodo difficile, molto difficile per gli ebrei, soprattutto una donna che viveva con 5 bambini, ma peggiorerà ancora di più dopo l'8 settembre 1943, quando il nuovo capo di governo italiano, voluto da re Vittorio Emanuele III, in sostituzione di Mussolini, dichiarerà che la guerra è finita, l'Italia non è più alleata della Germania, ma è alleata degli alleati, scusate la parola, degli alleati che stanno avanzando dal sud Italia e conquistando sempre di più l'Italia. La situazione sarà gravissima per il nord e centro Italia, meno difficile sarà per il sud Italia. E Napoli, che si trova al sud Italia, sarà agevolato come punto bellico perché gli aerei degli alleati cominceranno molto presto
fare guerra alle postazioni naziste e i cittadini di Napoli prenderanno il coraggio per cacciare via i tedeschi, anche se avranno delle ripercussioni. Molte volte aerei pieni di bombe cercheranno di distruggere la città e i quartieri di Napoli, ma l'intervento degli aerei degli alleati riuscirà a mantenere libero Napoli. Ma la situazione sarà completamente diversa, abbiamo detto, al centro e al nord Italia. Seguitemi e conosceremo insieme la storia di Aida. Allora, parliamo di Aida. Anche Aida usa la stessa espressione e dice: l'anno 1931 è molto importante. E dice: infatti il 29 luglio a Sinalunga sono nata io. Sinalunga è una piccola cittadina in provincia di Siena, di cui francamente, dice, devo dire, non ricordo niente, quasi niente. Ma poi dice: la nostra era una famiglia della media borghesia, col babbo che si divertiva a scrivere poesie, e qualcuna veramente era molto bella. E ve ne narrerò qualcuna dopo. E dice: io conducevo una vita normale, vita di bambina, per quanto mi sforzi, non mi vengono in mente grandi ricordi particolari, almeno fino, dice, al 1930. E allora tutti questi anni ho cominciato a ricordarli molto bene. E anche lei narra che nel 1938 in Italia furono emanate le leggi per la difesa della razza. E cosa è successo? È così che il babbo, dalla sera alla mattina, fu cacciato dal Monte dei Paschi di Siena, dalla banca. Questo lo ricordo molto bene, perché una sera la mamma, mentre mi dava la buonanotte, mi disse che dal giorno dopo il babbo non sarebbe più andato in ufficio, perché era ebreo, come tutti noi, e che quindi la nostra vita sarebbe completamente cambiata. La mamma cercò di spiegarmi cosa sarebbe successo a noi. Mi disse anche che io non sarei andata alle scuole pubbliche. Avevo frequentato la prima elementare, ma soprattutto che, avendo il babbo perso il suo impiego, ci aspettavamo tempi duri, anzi durissimi, di grandi ristrettezze economiche. E così fu. Io frequentai una scuola speciale organizzata dagli insegnanti ebrei che erano stati cacciati dalle scuole, mentre il babbo cercava disperatamente un lavoro, ma invano andava di qua e di là in cerca di lavoro e non lo trovava. Ma un giorno accadde un miracolo. Il babbo incontrò un vecchio compagno di scuola che non vedeva da anni e anni. Vasco Borgogni era il nome del vecchio compagno. E questo vecchio compagno lo assunse nella sua azienda. E il babbo gli raccontò appunto che stava passando male per le leggi razziali. E lui lo assunse e gli dette un lavoro. E così la loro vita ha ripreso insieme, e hanno ripreso anche economicamente ad avere una certa agiatezza di poter mangiare, di poter vivere. Aida era ancora figlia unica e quindi era lei, la mamma e il papà, ma le ristrettezze economiche segnarono i suoi primi anni dell'infanzia, della sua vita. Ma dopo l'8 settembre 43 è successo qualcosa di drammatico. Hanno saputo che
c'era la caccia agli ebrei e quindi tentarono di fuggire. E qui c'è un racconto, dice Aida, e quando il babbo venne a sapere che i fascisti avevano ucciso un gruppo di ebrei facendoli annegare nel lago di Como con una pietra legata al collo, fu chiaro che dovevamo cercare di salvarci in qualche modo. E il nostro angelo, sempre il signor Vasco Borgogno, intervenendo, credo, anche economicamente, ci affidò ad alcuni contrabbandieri che ci fecero attraversare le Alpi in pieno inverno. Eravamo a dicembre, a piedi e di notte, e ci avviammo verso la Svizzera. Io ricordo che in questa traversata, oltre a noi, il babbo e la mamma e Dio, c'era un ufficiale dell'esercito italiano, un disertore, che cercava di mettersi in salvo, e 3-4 contrabbandieri che ci facevano da guida. Cosa ricordo di questo allucinante traversata? Ricordo che faceva un grande freddo. Ricordo il babbo che non ha potuto indossare degli scarponi da neve e gli facevano male i piedi. Qui a un certo punto cominciò ad avvertire i primi sintomi di congelamento. Appena arrivato in Svizzera fu necessario amputargli alcune dita dei piedi, ormai definitivamente congelate. Per cui il contrabbandiere, in più che era stato preso per aiutare me, che avevo solo 12 anni, alla fine dovette caricarsi il babbo sulle spalle, perché lui non era più in grado di camminare. Quindi siamo nel 1943, il mese di dicembre. Bisognava entrare da un valico secondario per evitare il rischio che la gendarmeria svizzera ci respingesse. Purtroppo era già successo che ad un certo punto il giovane contrabbandiere che ci guidava perse la strada. Continuiamo a girare un bel po' e dopo molte ore, ad un certo punto, finalmente trovammo la baita dove avremmo dovuto aspettare i gendarmi svizzeri che dovevano venirci a prendere. Così fu finalmente quando arrivammo, ma con una barella per il babbo ci portarono in un campo di raccolta profughi a Samaden in Svizzera, nel cantone dei Grigioni. Appena arrivati, la mamma, che era incinta, stava aspettando la sorellina, fu portata in ospedale, anche perché oltre all'affaticamento cominciava anche lei ad avere un inizio di congelamento. Il babbo fu portato all'ospedale dove, come vi ho detto, gli furono amputate alcune dita dei piedi ed io fui mandata, bambina sola, in un campo di raccolta. Ci eravamo salvati dai nazisti e dai fascisti, ma mi aspettavano ancora pericoli, soprattutto per la lontananza dei miei genitori. Ma di questo, lei dice, le peripezie che lei ha vissuto sono state molto difficili per lei. E ci sono stati dei ricordi di difficoltà che Aida si è rifiutata per molto tempo di raccontare. E se voi leggerete il libro potete leggere tutto questo. Sentiamo un attimo cosa dice. Arrivati in Svizzera fummo raccolti nel campo di Samaden, dove si trovavano altri rifugiati italiani. Da qui però il babbo fu subito trasferito in ospedale per essere operato i piedi che si erano congelati durante la traversata delle Alpi e dove gli furono amputate le dita del piede sinistro. Mamma anche lei con un principio di congelamento, ma soprattutto molto provata dalla fatica, in quanto era stato interessante. Difatti dopo qualche mese nacque Ambra, la mia sorellina.
E quindi fu ricoverata in un altro ospedale e io, che avevo 12 anni, sono rimasta in questo campo e vissi una grande brutta esperienza. Era molto difficile rimanere in mezzo a tutti quegli adulti e non è facile immaginare quello che ho dovuto soffrire. Immaginate la paura, l'angoscia di una bimba sola in mezzo a tutti quelli sconosciuti. E quindi trovai soccorso e aiuto parlando con una famiglia che mi dette aiuto. E poi lei racconta che andò a vivere da una famiglia cristiana, protestante, poi andò a vivere un'altra famiglia che produceva pane, pasticceria. Insomma, Aida ha vissuto un tempo molto difficile, ma poi, ritornata in Italia, finalmente il 10 luglio 45, c'è l'ordine definitivo di poter tornare in Italia. E nel mese sempre di luglio, il 22 luglio, ritornerà, preparerà tutte le carte per ritornare in Italia. Seguitemi nel prossimo aggiornamento della storia di Aida e Dario e come loro riusciranno a incontrarsi. Aida e Dario si incontreranno. La guerra è terminata e Aida tornerà nella sua casa in Toscana e Dario, che aveva iniziato a lavorare per la Sisal, farà richiesta di trasferirsi all'Olivetti. L'Olivetti era un'azienda emergente all'epoca e lui diventerà uno dei più importanti direttori di filiali dell'Olivetti e viaggerà in molte regioni d'Italia, tra cui l'Emilia-Romagna e la Toscana. Arriviamo al 1958, una sera al Tempio per celebrare Shabbat, era un venerdì sera, Aida va in sinagoga per celebrare Shabbat e un loro amico, Beppe Lattes, le presenta un giovane. Aida lo guarda e dentro di sé dice: quello sarà mio marito. Come l'ho visto, dice lei, ho pensato, questo me lo sposo. Cosa mi ha colpito di così strabiliante da fare un simile pensiero? I suoi occhi, dice, di un azzurro sfavillante. Ho detto, questo me lo sposo. E così è stato. Da quel momento ho aspettato con ansia il venerdì successivo per incontrarlo ancora ad ogni Shabbat. E poi è arrivato il giorno che Dario ha chiesto la mia mano ai miei genitori. Erano trascorsi pochi mesi, ma l'8 dicembre dello stesso anno, 1958, ci siamo sposati. E voglio dirvi, sono diventati genitori di 3 figli e nonni di molti nipotini. E come si può dire, e vissero felici e contenti. Ma prima di lasciarvi, vi voglio leggere una poesia di Mario Cabibbe, il papà di Aida, e dice questo: e poi che buona è la tua terra, presto si espanderà, stagliandosi nel cielo e premendo nel solco la tua pianta. Qui ti condussi, figlia, dove il sole non è più sulla sabbia, eppure quanto, quale deserto lasci nel mio cuore. Questa è la poesia che il papà di Aida ha scritto per lei quando lei si è sposata e ha lasciato la famiglia, è andata a vivere con Dario. Ma, come nelle fiabe, vissero felici e contenti.
E se voi volete continuare a conoscere queste due vite parallele che si sono incontrate, potete leggere il libro. Shalom a tutti voi!